Bentrovati nel salottino di Gol, ben arrivato anche all'amico Ermanno Ricci che stasera vi regalerà una chicca bella, particolare. Siamo in sintonia. Beh, parliamo un attimo di questa partita e anche di questa squadra. Il Pescara intanto voglio ricordarvi che al momento attuale nel girone di andata ha fatto 7 punti in meno rispetto al girone di andata, quindi questo è eclatante. Soprattutto perché siccome nel girone di andata è stato criticato molto da parte del presidente Zeman dicendo che la squadra era forte, poteva e doveva lottare per i play-off, il girone di ritorno sta dimostrando invece qualcosa di diverso. La partita ci ha visto completamente, non so se sei d'accordo professore, in completo, come possiamo dire, soggezione dell'avversario per tutto il primo tempo. È solo nel secondo tempo che il Pescara si è svegliato un po'. Soprattutto dobbiamo dire che l'Empoli non ha fatto niente di eccezionale. A me sembrava, non vorrei essere cattivo nei confronti della Pescara Calcio, ma sembrava il classico allenamento del giovedì. La squadra più importante sta lì, giochicchia, tanti passaggetti, hanno tenuto palla. Primo tempo un possesso di palla clamoroso. Pescara che giocava a 2 metri dall'avversario. Non ho visto pressing, quindi stavamo lì a guardare che loro dovevano già e quindi il gol doveva arrivare necessariamente in favore dell'Empoli ed è arrivato. In maniera infantile perché c'era tutto il tempo per stoppare Donnarumma. Sì. E invece c'è qualche difensore che stava facendo il viaggio di nozze. Qui spote scapere capi at intelligenti pauca. Va bene, poi c'è da dire un'altra cosa. Pescara si è svegliato un po' nel secondo tempo, ha avuto un paio di occasioni clamorose, per ricordare la palla che Koulibaly doveva soltanto mettere in porta, il rigore. La domanda adesso è questa: è vero che il rigorista durante gli allenamenti pare che sia Pettinari? Però è pure anche vero che a Pescara, nella Pescara Calcio, c'è Brugman che fa i gol su punizione, che sono sicuramente più difficili i calci di punizione dei calci di rigore. Perché non far tirare a Brugman? Forse volevano far sbloccare Pettinari con un gol sul rigore, però in questo caso lo hanno affondato completamente. E poi c'è stato proprio per Brugman. In quei casi si parla di rigore in corsa, no? Ha avuto una palla, se si fosse abbassato avrebbe sfondato palla, portiere e rete. Non mi piace l'atteggiamento della critica ufficiale nei confronti del pubblico. Continuano a criticare il pubblico perché ha fischiato i giocatori, perché fischia il presidente, però non si rendono conto che questi ragazzi sono delusi, amareggiati. Alcuni e parecchi di questi vanno a fare delle trasferte. Ad Avellino c'erano un bel gruppo di tifosi che in definitiva è chiaro che poi hanno tutta la voglia di sfogare il loro malumore in questo modo. Anche Mancuso, il tuo Mancuso, si è mangiato un gol, eh? Aveva una bella possibilità di fare un gol. Però si è procurato anche il calcio di rigore. Bravo, bravo, questo è vero. Poi qui mi chiamo in causa il collega Ricci, che è un professore, un insegnante, un pedagogo, e qui voglio vedere il rapporto tra l'allenatore e i giocatori in campo. Qui sono stati dei due vaffanculo, scusate il francesismo, però ci sono stati, quindi ufficiali. Come la mettiamo? Prima di tutto non deve accadere questo. Sì. Perché già da Empoli, quando il signor Pigliacelli, che ora sì, è il portiere del Vercelli, sì, si è permesso di non andare in panchina in polemica con Zeman. Sì. Allora, caro Gianni, prima di entrare nel vivo della mia trasmissione, del mio punto di vista, sì, volevo fare una panoramica per i figli dei spettatori dei risultati. No? 32esima giornata, Bari-Brescia 3-0, Cesena-Perugia 1-1, Cremonese-Entella 0-1, importante, attenzione, esatto, attenzione a lei. Ma anche l'1-1 di Cesena, che Cesena stava vincendo col, sì, Perugia, per fortuna che ha pareggiato. Poi Palermo Carpi 4-0, Parma Foggia 3-1, poi l'Empoli è venuta a vincere a Pescara grazie alla regalia della nostra difesa per 1-0, Provercelli Avellino 0-0, ecco un altro
punto prezioso che ha preso sia il Provercelli che anche l'Avellino. Sì. Salernitana-Novara, per fortuna, ha vinto la Salernitana per 1-0. Spezia-Ascoli 1-1, ecco anche l'Ascoli qui, che è un altro avversario per i play-out, ha pareggiato alla Spezia. Ternana-Cremonese, incredibile, 0-0. E poi Venezia-Cittadella 2-1. Per una classifica, ovviamente, che vede in testa l'Empoli con 60 punti, Frosinone 55, Palermo 54, Bari e Cittadella 50, Venezia 49, Perugia e Parma 47, Carpi 44, Spezia 42, Cremonese e Salernitana 41, Foggia 40, attenzione ai play-out, Pescara 37, Avellino 36. Perdona, metti in evidenza che noi abbiamo 32 partite. Tra l'altro, poi lo dirò, sì. Gianni. Entella e Novara 35, Brescia e Cesena 34, Provercelli 30, Ascoli 30, Ternana 27 punti. Quindi per venire al Pescara, Pescara-Empoli, io penso che... nessun giocatore si deve permettere di contestare o di entrare in conflittualità con l'allenatore. Il signor Pettinari, che ha sbagliato un calcio di rigore calciando in maniera infantile, un ragazzino della Primavera avrebbe sicuramente tirato meglio passaggio del signor Pettinari. Che cosa ti arrabbi? Lui ti è venuto ancora in campo, dopodiché ha fatto scendere in campo Bonino perché ovviamente... lui pensava, Epifani, che tu potessi essere rimasto anche scioccato dalla mancata realizzazione del calcio di rigore. Che cosa ti arrabbi con l'allenatore, con il mister? Ma come ti permetti? Voi siete tutti quanti professionisti e quando l'allenatore decide di fare un cambio vi dovete stare zitti. Io ho sempre detto che qui non c'è l'unione, non c'è la concordia in questa squadra. Ma vorrei partire, caro Gianni, per quanto riguarda la situazione del Pescara, che qui siamo partiti male. Perché? C'è stata sempre polemica fra dirigenti, Iannascoli contro Sebastiani, quindi a livello dirigenziale hanno litigato, poi Zeman si mette a fare polemica con Sebastiani, poi i giocatori che se la prendono con l'allenatore perché non giocano e così via. C'è tutto questo malumore si sta vedendo ora che il Pescara, che stava in zona playoff, ora sta lottando per non retrocedere. Attenzione! Perché veramente il momento è delicatissimo. Vorrei poi far capire ai giocatori come un allenatore di livello mondiale si è espresso nei confronti dei suoi giocatori. Così dovete apprendere ora, alla fine della trasmissione, dallo sfogo che questo allenatore mondiale ha fatto per far capire ai giocatori, a quelli che vestono la maglia bianca-azzurra, come si devono comportare in campo. Voi dovete scendere ora contro... il Brescia, non dovete tornare a casa con la sconfitta, perché la classifica è diventata veramente molto molto pericolosa. Voi dovete tornare qui a casa a Pescara con un risultato positivo, sia ben chiaro. E devo dire onestamente che tre giocatori mi entusiasmano per quanto riguarda l'impegno, e cioè sono Balzano, Crescenzi e Mancuso. Gli altri, a parte Brugman, che quando vuole diventa un fuoriclasse, delle volte va anche lui in apnea, sì. Però gli altri veramente mi sembrano tutti quanti signorine. Così non va bene. C'è non anche va Coda bene. Che merita rispetto perché sta giocando con l'infiltrazione. Però sul gol. Ma gioca con l'infiltrazione, gioca con l'infiltrazione al ginocchio. Ho capito. Già è coraggioso, voglio dire. Quindi, caro Gianni, sì. Tutti quanti hanno collaborato per cercare ad un certo punto di portare Pescara in queste condizioni drammatiche, drammatiche. Il calendario che ci aspetta è difficilissimo. Ora dobbiamo, dovunque andiamo a giocare, che sia a Palermo, che sia prima a Brescia, poi a Palermo, poi in casa col Bari e così via, dobbiamo lottare per non perdere. E lì bisogna vedere veramente la voglia dei giocatori, di quelli che vogliono difendere la maglia bianca-azzurra e che vogliono fare gli interessi del Pescara, e quelli che invece non sono all'altezza di vestire la nostra maglia. Quindi ecco, cerchiamo di farci tutti un esame di coscienza. Che vogliamo sentire, quel maestro di cui parlavi prima? Sentiamo per prima Epifani. Sentiamo, allora l'allievo. Vediamo prima. Sì. Va bene. Ma la squadra con il tranquilla è dovuta anche dal fatto che percepisce il momento negativo che si sta passando, no? Però che non sia tranquilla, io vi posso garantire che non è così. Oggi poteva sembrare una partita
fatta male, ma il primo tempo era stata, l'avevamo preparata in quella maniera. Abbiamo incontrato secondo me la squadra più forte di questo campionato sotto l'aspetto del palleggio, e se sbagliavamo a fare qualcosa loro ci mettevano in mezzo, creano 8-9 occasioni da gol a partita. Oggi credo che hanno fatto l'occasione del gol e qualche situazione in area, ma siamo stati bravi sotto questo punto di vista. Quindi il primo tempo siamo ripartiti varie volte, di cui il palo di Koulibaly, il calcio di rigore di Pettinari, e poi rientri il secondo tempo e con una verba ancora maggiore, perché negli ultimi 10 minuti del primo tempo secondo me eravamo saliti sotto l'aspetto dell'intensità, cambiamo modulo, creiamo occasioni e poi c'è stata l'occasionissima di Gaston che lì ci poteva cambiare la partita, perché oggi pareggiare è un risultato importante. Però ripeto, in questo momento la squadra io la vedo compatta, la vedo con grande voglia di tirarsi fuori il prima possibile. Il peccato è aver incontrato oggi l'Empoli, però credo che, io ho visto le ultime 3-4 partite dell'Empoli, credo che noi siamo stata una delle poche squadre che l'ha messa veramente in difficoltà sotto l'aspetto dell'occasione da gol. Oddio, l'atteggiamento di Epifani sembra fiducioso, cioè lui intimamente crede di potercela fare. Secondo te hai presupposti per potercela fare? Ma lui sostiene che l'Empoli ha avuto praticamente il controllo della palla e così via. Caro Epifani, caro tecnico, ma quando c'è una squadra che vuole fare il gioco al Barcellona, vuole nascondere il pallone, devi dire ai tuoi giocatori di fare il marcamento a uovo, devono saltargli addosso, forte pressing. Non devi lasciare la possibilità alla squadra di fare il comodo proprio. Ma che stiamo a scherzare? Ci dobbiamo salvare, dobbiamo fare i punti. Noi dovevamo assolutamente conquistare almeno un punto, tenuto conto che altre squadre che ci stanno seguendo hanno fatto dei punti, tipo addirittura la Ternana che va a bloccare praticamente il Frosinone che sta lottando la seconda, per andare terza formazione, in Serie A. Sì. Quindi a un certo punto che vogliamo dire? La squadra sta tranquilla, la squadra deve, è l'allenatore che deve infondere nei giocatori la grinta e la determinazione. Bisogna lavorare a livello psicologico sui giocatori. Devono scendere in campo e non devono aver paura di nessuno. Devono loro imporre il proprio giocatore. E comunque, caro Epifani, cerca di apprendere qualche cosa da questo signore allenatore che a livello mondiale tutti quanti ci hanno invidiato. Guarda un pochettino che cosa ha combinato, che cosa ha detto e come si è espresso nei confronti dei suoi giocatori. Guardalo. Sind Sie bereit? Zwei Tage später, Trapps legendäre 3 Minuten und 30 Sekunden. Ich stelle mir die Frage, wenn Ören auf den Tisch legt in meine Wörter, bitte. Es gibt im Moment diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, ihnen Profi, was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft, spielt offensiv oder Dynamo offensiv wie Bayern. Letztes Spiel hatten wir im Platz 3 Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Wir müssen nicht vergessen, Ziegler. Ziegler ist eine Spitzen mehr Mehmet, Emea e Basler. Ist klar, diese Wörter, ich möchte verstehen, was ich gesagt. Dann, offensiv. Offensiv ist, wie machen wir einen Platz. Zweite. Ich habe erklärt, mit diesen 2 Spielern, nach Dortmund brauche vielleicht Halbzeit der Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch 2 Tage de Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie 2 oder 3, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet? Oder hat gespielt Balder? Oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel.
Wissen Sie, warum die Italienmeisterschaft kaufen nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen, viel Male zum Spiel. Aber gesagt, sie nicht spielen für die Italiener Meisters. Strunz. Strunz ist zwei Jahre hier gespielt, sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Letzte Jahre Meister geworden mit Amann, Neriger. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verletzt. Hat gespielt 25 Spiele in diesem Verein. Muss er respektieren die anderen Kollegen. Haben viel nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mut an Worten. Aber ich weiß, was denken über diese Spieler. Müssen sagen, ja, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen sagen mich, es sind die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt, erwarte diese Spieler und verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einig Mario, einig André Mehmet. Strunz, ich spreche nicht, als gespielt nur 25% des Spiels. Ich habe fertig. Allora, posso intervenire un attimo perché è, è eccezionale quando ha detto: non scendo io in campo, sono i giocatori che devono e possono vincere le partite da soli. Cioè, se in definitiva il giocatore ha del talento, e siccome i nostri credono di essere tutti dei campioni, probabilmente perché a suo tempo chi li ha acquistati ha detto sono i migliori della Serie B, ti ricordi? Sì, sì, allora a un certo punto questi pensano di poter fare il comodo loro. È chiaro che, come ha detto Giovanni Trapattoni, che è un maestro, ha detto in campo ci scendono loro, non mi possono dire io non ho dato loro il gioco, perché io li alleno, il mercoledì giocano, ce l'hanno, è in partita che non riescono a dare. Sono vuoti come una bottiglia, una di bottiglia birra. Vuota, una bottiglia vuota. Allora a questo punto io mi domando, e questo me lo domando pure al, al mio collega, collega maestro, perché tu sei un professore, sei un insegnante e quindi hai delle conoscenze che io non ho. Allora Zeman tutti i torti non ce l'aveva quando per esempio Brugman lo metteva a giocare in un certo modo, visto che quando gioca come dice lui però non riesce a dare. Ma Gianni, nessuno disconosce i meriti e la maestria di Zeman, soltanto che purtroppo qui si è creato in questa squadra, nello spogliatoio, sono create delle rivalità. Quando io ti dicevo, ma perché non vanno a salutare, ad abbracciare il giocatore che fa il gol? Soltanto in qualche circostanza. Perché fra di loro c'è dell'astio. Perché fra di loro c'è dell'astio, cioè non c'è lo spogliatoio. Questa è una squadra che va avanti da molto tempo con delle rivalità stupide. Perché devono capire questi signori che se retrocede il Pescara, retrocedono anche loro. E quindi devono dire bye bye ai contratti con diversi zero, sia ben chiaro. Quindi la situazione è drammatica, drammatica rispetto agli impegni che ci attendono da qui verso la fine del campionato. Allora io prima, se, non so se mi hai ascoltato un attimo, ho detto che colpevolizzare il pubblico è un errore. Cioè molti, molti che fanno il nostro lavoro, perché io non riesco a definirli colleghi, scusami la presunzione, pensano di potersi salvare o di poter salvare le situazioni tecnico-tattiche della società e quelle situazioni di imbarazzo di cui parlava prima il professor Ricci, dando la colpa ai tifosi. Ma i tifosi, viva Dio, che altro devono fare? Pagano il biglietto, vanno in trasferta, fanno dei sacrifici enormi, che altro devono dire se non lagnarsi della situazione di classifica? Quelli che danno la colpa ai tifosi evidentemente dovrebbero cambiare mestiere. Bravo. Perché quelli che scendono in campo sono i giocatori e sono i giocatori che fanno il risultato. Sono i giocatori che provocano la reazione negativa con i fischi dei tifosi, sono i giocatori che provocano gli applausi e le approvazioni quando giocano bene del pubblico. Quindi allora, parliamoci chiaro, a ognuno le proprie responsabilità. I signori giocatori devono capire che devono scendere in campo convinti, convinti di poter vincere, non devono lasciare scampo agli avversari,
Ma stiamo a scherzare, ma in che situazione ci avete portato? Quindi non diamo praticamente colpa... Prof, due minuti. Prego, prego. Vuoi parlare del Brescia? Ma il Brescia ha perso 3-0 praticamente, ora ci aspetta giovedì. Speriamo ovviamente che il Pescara scenda in campo col coltello fra i denti e che comunque non si lasci sopraffare dalla squadra lombarda che ci segue in classifica. Sì. E poi io vorrei ricordare che mercoledì sì. c'è l'anticipo alle 20:30 di Ascoli-Bari, sì. poi giovedì alle 20:30 Brescia-Pescara play-out, Avellino-Parma, l'Avellino per i play-out, Carpi-Ternana play-out, Cittadella-Spezia, Empoli-Salernitana, Foggia-Provercelli play-out per i Provercelli, Frosinone-Venezia, Entella-Palermo play-out. Poi venerdì 30 marzo alle ore 19 Novara Cesena play-out sì. e 21 Perugia Cremonese. Quindi la situazione è veramente drammatica. Domanda per te diretta però e rispondimi con sincerità. Sì. Tu stai parlando di drammaticità per svegliarli, per responsabilizzarli. In cuor tuo pensi comunque che ce la faremo o hai paura? No, io Gianni sono stato talmente chiaro, io sì, ho paura. Hai paura. Io ho paura che il Pescara finisca tra i play-out e che finisca praticamente per retrocedere per colpa di questo ambiente, di questi giocatori che non hanno dato il meglio di se stessi. Va bene. Quindi non diciamo la colpa a Zeman, a Epifani e così via, sono loro che se ne assumono le responsabilità. Bene, parliamoci chiaro. Come ha detto Gianni Trapattoni, stronzenne. Meditate appunto su questa reazione di Trapattoni, che è un signor allenatore, è lui che di fronte ai giornalisti tedeschi, quando le cose non andavano come dovevano andare, si assume le proprie responsabilità e quindi questo è l'allenatore che deve fare, deve prendere i giocatori e li deve mettere in riga, anche se Epifani è giovane, non si deve far mettere le mani addosso dei giocatori. Bene, chiudiamo qui. Un affettuoso abbraccio come sempre, che ci abbiamo i nomi dei nostri sì, amici. Mario Marchetti, Mario Perfetti, Stefano Di Tomo e Maurizio Baldassarre, alla regia di Piazza Alessandrini. Io aggiungo il nostro grande regista Leo Di Blasio. Appuntamento alla prossima edizione di Gol. Che andremo in onda il lunedì di Pasqua. Andremo in onda regolarmente il lunedì di Pasqua. Per commentare appunto le partite di mercoledì e di giovedì prossimi. Va bene, un affettuoso abbraccio come sempre. Okay, appuntamento anche a voi, quindi anche da parte mia, da parte mia a tutti quanti voi. Grazie. Ciao a tutti.